Buonasera ripatriati, sono Nolan e ho terminato Death Stranding un paio di giorni fa. Ho avuto bisogno di un paio di giorni per riflettere e digerire la cosa e ho pensato, devo farci un video, devo condividere con loro qualcosa di questa mia esperienza che è stata sicuramente valida, ma ci sono un paio di ma di cui voglio trattare. Ora ve lo dico già da adesso, questo sarà un video interamente spoiler free perché francamente non sta a me entrare nel merito dei dettagli della trama e del modo in cui la narrazione si svolge. Detto molto francamente, se avete dei dubbi sul fatto che Kojima sappia fare una trama che sia bella, una storia con dei bei colpi di scena, bella caratterizzazione, bello svolgimento e bella narrazione, credo che allora abbiate anche dei dubbi sul fatto che la Terra sia rotonda, e se questo è il caso non sta a me discutere con voi delle ovvietà. Ci sono però, vedete, alcune cose che avrei voluto che qualcuno mi spiegasse, che qualcuno mi dicesse prima di affrontare questo titolo. Penso che se avessi saputo qualcuna delle cose che sto per dirvi, qualora magari voi siate interessati a giocarlo in un futuro, magari quando uscirà su PC per i vostri gloriosi 60 fps, magari queste cose che sto per dirvi, che ripeto non sono assolutamente spoiler, però comunque possono giovare a quella che sarà la vostra fruizione futura di questo titolo. Quindi mi sono segnato alcune robe che voglio condividere con voi. La prima, la più inutile di tutte, è questa. Com'è che a Kojima piace così tanto l'Islanda? No, seriamente, io penso che, ok, sì, la storia è Kojima si è ispirato ai suoi momenti di depressione, di quando era più giovane, probabilmente anche nei momenti della dipartita da Konami per scrivere questa storia, e ok, è interessante, funziona, va bene. Però, a livello di ambientazione, ragazzi, questo è ambientato in Islanda, e nessuno può convincermi del contrario. Magari qualcuno l'avrà anche fatto notare in passato, però non ho sentito nessuno far notare con sufficiente importanza questa cosa. Le spiagge nere, il cielo grigio, tetro, l'ambientazione piena di rocce ricoperte di muschio. Questa è l'Islanda. Giorni fa stavo guardando una puntata di Vikings ambientata in Islanda e ho detto porca puttana, è Death Stranding. È letteralmente quella l'ambientazione. Ci deve essere qualcosa che ha colpito veramente tanto Kojima nell'ambientazione di questo luogo da doverla poi riportare all'interno del suo gioco. Rende alla perfezione. Ho notato solamente in un secondo momento quanto fosse particolarmente specifica a livello geografico questa ambientazione. Una cosa che avrei voluto che qualcuno mi spiegasse con semplicità prima di affrontare questo gioco è: qual è l'ambientazione di questo gioco? La gente ti viene a dire, sì no ma è spoiler, non puoi dire niente. Beh no, il setting di questo gioco non è spoiler, è già il setting di questo gioco, raccontarlo, spiegarlo, aiuta a capire a cosa stiamo andando incontro. Perché non è così surreale, cioè è, sì sì, molto onirico, molto strano, ci sono delle regole molto particolari di questo mondo. Beh, però esiste comunque un'ambientazione, ed è un'ambientazione post-apocalittica in cui è avvenuto un evento che ha sconvolto le leggi dello spazio e del tempo come le conosciamo. Questo evento si chiama il Death Stranding, e nelle aree, alcune aree di questo mondo, nel mondo esterno, appaiono gli spiriti dell'aldilà e cercano di portarti giù nel loro mondo. Questo perché questo evento ha fatto sì che si intersecassero tra di loro il mondo dei vivi e quello dei morti. Non capisco per quale motivo non ve lo dicano, non capisco per quale motivo una cosa così semplice non si possa spiegare con parole dirette, povere e abbastanza chiare da poter dare un po' di contesto in partenza. Penso che questo potrebbe aiutare. Ovviamente poi la trama si dipana, voi siete un corriere e il lavoro del corriere in questo mondo è fondamentale, poiché essendo il mondo esterno, il mondo superiore, così rischioso e così pieno di pericoli, coloro che portano beni di prima necessità da una persona all'altra, che vivono tutti in dei bunker sotterranei praticamente, mette a repentaglio la propria vita e quindi fa il lavoro più importante che ci possa essere in una società affetta da questo problema. E qua entra il nostro personaggio. Il nostro personaggio è interpretato in maniera magistrale, tutte le interpretazioni sono fantastiche, ma la cosa di cui voglio parlare, ripeto, non è tanto il personaggio, la caratterizzazione, gli attori, bensì il gioco. Una cosa di cui si è fatto un gran parlare in questi giorni è perché la gente non riesce a dire se il gioco di Kojima è bello o meno. Un gioco deve essere divertente, se è divertente allora questo è un bel gioco, altrimenti non lo è. Questa è una semplificazione che serve solamente a aiutare i detrattori del gioco. Dire che un gioco deve essere divertente per essere bello
altrimenti non è bello, è come dire che un film deve essere divertente per essere bello. È come dire che un film deve far ridere o deve intrattenere. Un film che ti fa stare male, allora è brutto? No. Mi sembra a me che ad esempio Joker stia vincendo qualsiasi cosa, stia sbancando al botteghino e stia vendendo in maniera clamorosa. Però è un film che ti mette di fronte a te stesso, che ti fa provare qualcosa di profondo e di intenso, ed è per questo un film bello, certo non un film brutto. La differenza però è divertente Death Stranding? No, non lo è. Spesso e volentieri riesce a essere profondamente tedioso, spesso e volentieri riesce a farti soffrire. La differenza però è che vuole farti soffrire. Questo perché il percorso del nostro personaggio è costellato di sofferenza, di rivelazioni, e l'importanza del suo ruolo all'interno di questo mondo è marcata e sottolineata dalla sofferenza che prova. Per questo motivo, mi sono accorto solamente adesso che c'è un raggio di luce clamoroso che viene da fuori, però io credo che lo lascerò, perché c'è un certo charme alla Michael Bay, sembra che c'ho il lens flare, quindi lo lasciamo. Il percorso del nostro personaggio, dicevo, è pieno di sofferenza, e questa sofferenza deve essere riscontrata nel gioco e nell'esperienza del giocatore. Il lavoro di Kojima è sempre stato caratterizzato da quella che è il senso dell'empatia che il giocatore e il personaggio giocato devono provare, devono condividere. Molte persone ho sentito dire: questo gioco sarebbe funzionato meglio se fosse stato un film. Assolutamente no, niente di più falso al mondo, perché se fosse stato un film di un'ora e mezza, due, il fattore di empatia e il fattore di condividere la sofferenza del personaggio sarebbe stato ridotto all'osso. L'avresti vista la sofferenza del personaggio, per carità, ma sarebbe stata ridotta e sarebbe stata molto meno condivisa dal giocatore. Quindi, quando si sarebbe arrivati a un finale e a sentirne il peso e le conseguenze delle proprie azioni, sicuramente il distacco avrebbe fatto sì che l'impatto della narrazione e della rivelazione della storia sarebbe stato non sufficiente per essere quello che voleva essere nelle intenzioni. Death Stranding è un'esperienza interattiva, il termine gioco stesso gli sta stretto, e posso capire come questi termini ormai siano diventati quasi un meme, uno scherzo, un qualcosa di cui fare della facile ironia. Posso capire il perché si è spesso esagerato con questi termini, però io stesso non riesco a fare a meno di classificare la cosa all'interno di questa nomenclatura, perché è un'esperienza non divertente ma sicuramente intensa e profonda, e fa esattamente quello che vuole fare. Non c'è un modo differente per porre questa storia e questa esperienza interattiva in una maniera migliore di questa. Io sinceramente però lo consiglierei, non lo consiglierei? Non lo so, molti recensori sono costretti per lavoro a dare delle valutazioni numeriche che debbano mettere sul piatto della bilancia i vari aspetti di un gioco: se è bello, se è brutto, se è divertente, se è gradevole, se la narrazione è fatta bene, se la grafica è fatta bene, mille elementi. Quando tu vai a fare questa cosa, per alcuni giochi funziona, per un gioco come Death Stranding no. Perché se è vero che alcune cose sono belle e tecnicamente pazzesche, come la grafica, come l'ambientazione, l'atmosfera e la narrazione, se il gameplay di fatto è tedioso, che questo sia fatto per scelta o sia fatto per errore, poco cambia, andrà a influire sul peso e sulla valutazione finale. Ed è per questo che vengono fuori i 6, i 7. Trovo che non renda giustizia una valutazione numerica che faccia una media sulle varie componenti che compongono, che formano il prodotto specifico in questo caso, perché sicuramente, essendo, come abbiamo detto altre volte, un prodotto d'autore, questo fa sì che alcuni elementi sono tenuti in particolare evidenza e sono fatti per essere 11 su 10, mentre altri sono di proposito fatti in modo e maniera da essere volutamente pesanti, opprimenti e sgradevoli. Ora, ripeto, una cosa sgradevole fatta di proposito non è comunque più piacevole di una cosa sgradevole fatta per errore. Resta il fatto che comunque è una scelta autoriale e in quanto tale io la rispetto. Ora, non saprei se consigliarla, perché dovete essere assolutamente in linea con questo tipo di esperienza e non lo dovete essere per forza. Io posso dirvi una cosa: quando arrivate in fondo voi avrete un'emozione unica che molti giochi si sognano
di riuscire a offrire. Da quando ho finito questo gioco sono 2 giorni che io francamente non riesco a giocare ad altro, perché niente mi dà quella sensazione di trasporto emotivo e di profondità e di intensità che questo gioco mi ha dato in questi giorni, durante queste 2 settimane che ci ho messo a completarlo. Questo varrà pure qualcosa. Resta il fatto che ci sono stati dei momenti in cui, durante l'ennesima consegna che mi prendeva qualcosa tipo mezz'ora, 40 minuti, un'ora, con circostanze che erano opposte a quelle che volevo, magari volevo andare avanti con la trama, invece no, c'era l'ennesima parte lenta, lunga, tediosa, ti si rompeva l'equipaggiamento, sbagliavi a fare una consegna, cadevi, accidentalmente rompevi il carico, cose del genere, dovevi ricominciare. Mi sono arrabbiato in più di un'occasione, l'ho trovato sgradevole, l'ho trovato spiacevole, nonostante fosse fatto incredibilmente bene a livello di dinamiche meccaniche, di portare il peso, di sentire il peso non solo del carico che stai portando, ma anche della responsabilità di quello che stai trasportando. È qualcosa di assolutamente unico, ma allo stesso tempo anche non gradevole. Esistono sì dei momenti molto belli, delle boss fight, si spara anche, ci sono dei momenti molto intensi, ragazzi, non sto sparando a zero sul gameplay, intendiamoci, però molte parti sono pesanti, questo non è per tutti. È un'ovvietà dire che questo titolo non è per tutti, l'abbiamo già fatto anche in passato, però dopo averlo terminato io vi posso dire, se avete il coraggio, la forza e avete l'idea di ciò che a cui andate incontro, allora sì, questo può essere un titolo che va esplorato, perché non c'è niente come questo là fuori. E attenzione, non sto dicendo quella gran vaccata che c'è scritto sul titolo e che molti hanno portato avanti come pubblicità: questo gioco inventa un nuovo genere. No, quella è veramente una vaccata improponibile, non voglio neanche sentirla dire. Questo gioco ha una sua ricetta che mette assieme vari generi in un mix di per sé unico. Ciò non toglie che non inventa niente. Questo gioco di sicuro fa qualcosa di molto profondo dal punto di vista narrativo e della storia, della caratterizzazione e della creatività. Creatività, penso sia il termine giusto, sia la creatività. Questo gioco a livello creativo è qualcosa di assolutamente unico, è qualcosa di incondizionato, e se questo è una cosa che fa appello alla vostra curiosità, allora ben venga, allora provatelo. Per il resto però sappiate assolutamente che andate incontro a frustrazione, che andate incontro a tedio, che andate incontro a qualcosa di assolutamente sbilanciato. In un mondo in cui si cerca di fare di tutto per mettere d'accordo quanti più giocatori possibili all'interno di un prodotto che sappia fare appello a vari tipi di demografie, di target e di persone con gusti differenti, questo gioco se ne strasbatte le balle tranquillamente e dice: sei tu che devi fare quello che dico io, e se io penso che tu ti debba fare un mazzo tanto per guadagnarti la mia storia, tu o te lo fai o lo droppi. La verità è che non biasimo chi lo ha droppato, ma stimo profondamente coloro che sono riusciti a farsi forza per arrivare in fondo e provare la soddisfazione che questo gioco riesce a darti alla fine. Perché se è vero che divertente non è la parola giusta per questo gioco, soddisfacente lo è. Gratificante lo è. Però se vogliamo far sì che il media del gaming cresca e sia considerato un settore che comprende esperienze interattive, videoludiche, che non siano solamente il gioco, noi abbiamo la parola gioco, il gioco deve essere divertente, il film deve intrattenere. Beh, questo gioco intrattiene, però non è divertente perché è pesante, è lento e ti mette di fronte a te stesso, e spesso e volentieri ti fa anche soffrire, ti fa piangere. Il finale è stato commovente, mi sono commosso durante il finale in più di un'occasione. Questo significa che sicuramente quello che si mette nella testa di fare fin da subito, questo gioco lo realizza in maniera perfetta, ma ha il suo modo per arrivare all'obiettivo, e il modo, il percorso, la strada sicuramente non è per tutti. È un percorso accidentato, lento, tedioso e complesso, tanto quello della strada che deve percorrere il nostro Sam con le 1000 peripezie, problemi che incontrerà sul suo percorso, quanto noi come giocatore che andiamo a attraversare questo gioco con momenti di profonda intensità alternati a momenti di profondo tedio. Per concludere, io lo consiglio a chi riesce a avere questo tipo di sensibilità, lo consiglio a chi riesce a provare comunque entusiasmo e riuscire a andare oltre i momenti di difficoltà. Se però
pensate che il gioco debba essere divertente, altrimenti è un brutto gioco, siete liberi delle vostre opinioni, ma a mio personale avviso sbagliate, e in questo caso non è l'approccio giusto e troverete che questo gioco non fa per voi. Non c'è niente di male, però sappiate che così come io rispetto l'opinione di coloro che trovano questa semplificazione utile a andare avanti nella vostra vita, allo stesso tempo io chiedo lo stesso rispetto da coloro che la pensano in questo modo nel potermi godere un prodotto che sembra più incline alle mie corde, nonostante, ripeto, mi abbia fatto prendere un paio di incazzature anche a me, però queste incazzature, questo tedio, questa difficoltà sono funzionali all'esperienza interattiva, e senza di esse il prodotto sarebbe incompleto e non risulterebbe profondo e intenso quanto riesce a essere con queste scelte incondizionate e difficili, ma che comunque solamente pochi autori e pochi prodotti nel contesto dell'industria videoludica attuale riescono a avere la libertà di poter portare sul mercato. In fin dei conti, ragazzi, sapete anche voi, se avete giocato a Metal Gear Solid 4, avete presente la parte finale in cui dovete premere triangolo in continuazione per qualcosa tipo 10 minuti di fila? Questo gioco ci sono alcuni momenti, molti momenti, in cui è così. Non nel senso che dovete premere all'infinito, non ci sono cose del genere, però c'è quello stesso livello di tedio messo come fondamentale per la narrazione, altrimenti non provereste la stessa intensità, non provereste lo stesso dolore che sta provando il personaggio. E questo gioco è così, questo gioco è Kojima all'ennesima potenza. Gli elementi che avete visto in passato negli altri giochi, nei Metal Gear, qua ci sono 10 volte tanto. Avete presente il classico momento che c'è in ogni Metal Gear in cui c'è una fase di stanca, una fase lenta in cui parte una canzone in sottofondo che accompagna questo momento lento e riflessivo, un po' come la canzone di Snake Eater durante la scena della scala di Metal Gear Solid 3, o il momento in Phantom Pain in cui Big Boss e Skullface si guardano in faccia durante il viaggio nella Jeep. Beh, quello è un momento in un gioco, giusto? In questo gioco qua, momenti in cui la parte è una camminata tranquilla e partirà una canzone, ce ne saranno 20, ok? Kojima all'ennesima potenza, e non potrebbe essere altrimenti perché questo è un prodotto incondizionato. Forse, lo ammetto, penso che Kojima su alcuni aspetti dovrebbe essere un pochino più tenuto a freno. Forse i momenti di stanca con canzone potevano essere 5 invece che 20, forse i momenti che mi hanno fatto davvero incazzare potevano essere di meno, però sinceramente non sta a me deciderlo, poiché l'intensità del finale, del colpo di scena finale, dei colpi di scena finale, della trama e del sentire mio la conquista che Sam riesce a ottenere alla fine, probabilmente non sarebbe stata la stessa se non avessi provato quei momenti di tedio e di sofferenza che così tanto mi hanno avvicinato all'esperienza stessa del protagonista di questo gioco. Quindi sicuramente un gioco non per tutti, sicuramente non un gioco perfetto, ma un gioco che realizza alla perfezione ciò che vuole fare, e per questo motivo io continuo a pensare che sia un grande prodotto e lo consiglio di cuore a tutti voi. Ragazzi, queste sono solamente le mie opinioni, spero che abbiano informato la vostra scelta qualora vogliate giocarlo più avanti. Vi invito, se vi va, a condividere questo video che, come avete visto, è interamente spoiler free, quindi potrebbe informare anche qualcun altro, e comunque se lo fate sicuramente aiutate il mio piccolo canale che non viene particolarmente indicizzato da YouTube, quindi se volete farlo vedere un po' in giro sicuramente mi aiutate. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, passate una splendida serata, prendetevi cura di voi perché ve lo meritate. Ciao belli!